Monsignor Rascato, quando nasce l'idea di ampliare il polo museale diocesano che oggi si estende ad alcune delle sale del seminario vescovile di Aversa? L'idea del Museo Diocesano è nata nel 1990, quando proprio qui è giunto San Giovanni Paolo II nella visita pastorale in Campania e la terminò ad Aversa il 12 e il 13 novembre del 90. Per l'occasione facemmo una bellissima mostra nel deambulatorio della cattedrale insieme alla sovrintendenza e nacque l'idea di allestire un museo per la diocesi. Noi diciamo polo museale diocesano perché è nata la prima sezione nel 2003, inaugurata nel deambulatorio della cattedrale. Poi da quest'anno, proprio dall'inizio del 19, grazie anche all'intuizione del vescovo, di portare la quadreria, soprattutto i dipinti, perché nel deambulatorio non è il clima adatto. Si era pensato di fare un deposito e poi si è ampliata l'idea di fare una nuova sezione. Ma non si esclude il resto perché c'è l'altra sezione in allestimento per San Lorenzo d'Abbazia. E come polo si pensa anche di interagire con il complesso di San Francesco e anche le altre chiese, in modo che non è solo la cattedrale, il seminario, San Lorenzo, San Francesco, l'Annunziata, è un sistema diffuso delle bellezze della città e diocesi. Ci può dire qualcosa a proposito delle perle più preziose che possiamo ammirare in questa nuova sezione del Museo Diocesano? Soprattutto due belle raccolte uniche, quella dell'Arcuccio, la sala dell'Arcuccio con nove pezzi di grande qualità espressiva, e poi la sala del Gonvalone con le opere provenienti da Santa Maria degli Angeli, con magnifica tela del Solimene e con le altre del Simonelli e di Giambattista Lama, che sono allievi di Luca Giordano. Senza dimenticare questa piccola ma preziosissima sala, con il Pizzuto, un pittore aversano del Cinquecento che vedete alle mie spalle, San Donato in cattedra, poi con queste due statue di legno dorato che vengono dalla chiesa della Maddalena di Aversa, poi passata a San Domenico e poi adesso stanno nel museo qui. Ma anche le altre tavole ci dicono la ricchezza non solo del patrimonio, la ricchezza del Rinascimento aversano, che inizia nel 400 e va nel pieno 500. Ecco, diamo qualche informazione anche sui giorni e sugli orari di visita di questa seconda sezione, no? Il museo è visitabile in 4 giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30, il venerdì anche il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. Il sabato in mattinata 9:30 e 12:30. Il museo è indirizzato principalmente ai fedeli e ai cittadini della diocesi, ma non è l'esclusiva, perché proprio essendo un museo, quando ci sono opere d'arte, soprattutto opere d'arte liturgiche, parlano a tutti i fedeli, a tutti i cittadini, a tutti gli studiosi, anche ai curiosi che a volte sanno poco della città, dell'arte e del territorio, e riscoprono le proprie radici, radici civili, radici sociali e radici religiose in queste belle opere. Non è la prima volta che io mi reco qui ad Aversa, prima sono venuto qualche anno fa quando venne presentato l'inventario, adesso come segretario generale per questa occasione, quindi questo denota un'attenzione e una cura che la diocesi ha rispetto al proprio patrimonio ecclesiastico, che è una cosa bella e anche importante perché questo significa che si è compreso il ruolo che possono avere i beni culturali, non soltanto per il loro valore storico-artistico, ma per quello che rappresentano per la Chiesa e possono rappresentare anche rispetto al cammino di evangelizzazione delle nostre chiese locali. I beni culturali intanto già diventano un luogo di incontro con tanti che sono attratti dalla bellezza. Per noi la bellezza è Cristo e quindi diventa anche l'occasione per in qualche modo evangelizzare attraverso questi beni che poi raccontano una storia che è certamente storia che appartiene al passato ma che è anche presente in noi e attraverso di noi. Per questo è importante che la comunità cristiana, le persone che vi appartengono e che si sentono in qualche modo partecipi della comunità cristiana, possano raccontare questa storia attraverso l'incontro con le persone. E si capisce come sia sempre più necessario, e anche questo in fondo è una sfida da raccogliere, far sì che si formino sempre più i laici, anche a una capacità di lettura e di coscienza e di conoscenza di questi beni, secondo un atteggiamento che è quello appunto dell'incontro con gli uomini del nostro tempo.
Eccellenza, Seminario Porte Aperte era lo slogan che qualche anno fa puntava a far conoscere la vita del seminario. Ora c'è una ragione in più per spalancare queste porte e svelare al territorio altre meravigliose ricchezze artistico-culturali della nostra diocesi. Sì, il seminario è una struttura che è sempre con le porte aperte. Un tempo forse era concepito come un luogo molto riservato, chiuso per essere capace di aiutare a crescere verso una forma particolare di ministero sacerdotale che era quella a cui siamo stati abituati nei decenni passati. Ora ci troviamo invece nella condizione di sentire che la vocazione anche non solo è quella dei giovani che si preparano al sacerdozio, ma di tutti quanti i fedeli, la vocazione ad essere cristiani. E allora ecco che abbiamo la speranza che anche questa realtà che oggi viene aperta, che oggi viene offerta alla fruizione della città, possa essere, perché no, uno strumento di arricchimento culturale, di arricchimento di conoscenza storica, di crescita nella spiritualità e anche, come dicevo, di vocazione. In questa dimensione l'auspicio e l'augurio e anche l'invito è che tutti possano venire a visitare il museo e non una volta sola, anche più volte visitare il seminario, perché questo significa entrare sempre di più nei particolari, a volte si nota qualcosa, a volte se ne notano altre, si approfondisce sempre di più quel dialogo, direi, con quanto i nostri padri ci hanno trasmesso, ci hanno lasciato e che diventa ricchezza anche per noi oggi, qualcosa su cui poter investire, una ricchezza di pensiero, di sentimenti, di spiritualità che continua a nutrire il nostro cammino. Architetto Bonomo, Monsignor Russo nel suo intervento ha sottolineato come prendersi cura dei beni culturali che si hanno in custodia significa prendersi cura di se stessi, della propria storia. Ma prendersi cura di se stesso significa anche rispettare e promuovere la propria identità, l'identità che parte dal territorio ma che ci coinvolge tutti noi, che ci coinvolge ogni singolo cittadino. La propria identità significa anche promuovere conoscenza e proteggere i valori culturali del nostro patrimonio. Quello che si celebra oggi, questa inaugurazione, non fa altro che andare in questa direzione, cioè quella di far conoscere ai pochi, spero, un patrimonio assolutamente eccellente per questo territorio, per questa città che ha dato molto alla cultura e siamo convinti che continuerà a dare. Professa Vargas, che giornata è oggi per la nostra diocesi, per il nostro seminario, per il nostro polo museale? È una giornata molto felice, intanto perché quando si apre un nuovo museo è sempre un evento importante, quando si apre in una cosiddetta periferia è ancora più importante, perché scardina una volta di più l'idea che la periferia sia gerarchicamente inferiore alla città principale. E lo dimostrano poi le opere raccolte qui, che sono centrali per lo studio del Rinascimento italiano, del Rinascimento meridionale, sono tra le più belle, sono ben collocate, ben illuminate, quindi è un'occasione particolarmente positiva e festosa che farà assolutamente bene alla città.